sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera dalla redazione di Pianeta Oggi TV. Prima di dare la linea a Radio Science, alla trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, uno sguardo alle principali notizie. Naturalmente in primissimo piano per noi, che è un ricordo profondo, la morte di Mark Hollins, fondatore e voce dei Talk Talk, gruppo britannico degli anni Ottanta, celebre per It's My Life e Such a Shame, aveva 64 anni. Al momento non si conosce la causa della morte. La notizia diffusa dai media britannici è stata confermata da un post del bassista della band Paul Webb. Sono molto scioccato e rattristato, ha scritto. Mark Hollis musicalmente era un genio ed è stato un onore per un privilegio è stato un onore e un privilegio essere stato in una band come lui, con lui. Questa dunque è la notizia, la riprenderemo anche a fine del programma. Andiamo avanti, diamo rapidamente uno sguardo alla nostra testata. A taglio primo un comunicato stampa di Andrea Zanoni, noto ambientalista, ex europarlamentare, oggi consigliere regionale della Regione Veneto. Zanoni dice: ancora un cane ucciso da esche avvelenate, una barbaria dura a morire contemplata dalle vecchie leggi sulla caccia. Chi ha sospetti parli. Poi, sempre a taglio primo, abbiamo un articolo che riguarda la nuovissima emittente in AM di Trieste, Radiodiffusione Europea. Quindi la ricordiamo come emittente attiva interregionale, radiodiffusione europea, ascoltabile in tutto l'alto e medio versante adriatico, in AM, ossia in onde medie, sulla frequenza dei 1584 kHz e per il litorale del Friuli Venezia Giulia anche in AM 819. Musica, grandi successi anni 70-80-90, informazione, giornali radio anche nazionali, approfondimenti, dirette da studio con ospiti e collegamenti anche con la nostra testata Pianeta Oggi TV All News di Venezia. Da Venezia per Trieste, da Trieste per l'Europa, con Radio Diffusione Europea, l'alternativa di oggi. Vi ricordo altresì che ogni venerdì sera c'è la diretta Open Space a partire dalle ore 21 in poi, con ospiti in studio e collegamenti vari, replica sabato mattina dalle ore 8, in collaborazione anche con il circuito RST Science di Treviso. Praticamente questa diretta che viene in onda ogni venerdì sera dalle 21 alle 23, per essere più precisi, viene diffusa a reti unificate anche con l'emittente web di Treviso, Radio Diffusione Europea, che è quella che state appunto adesso ascoltando, Radio Science TV, perché è anche televisione. Dunque, si prosegue a taglio medio, abbiamo un importante articolo scritto da Margherita Furlan, che la sentirete tra pochi istanti, dal titolo "A chi serve ora la nuova NATO araba?". Poi ancora l'edizione del telegiornale di Telefriuli, più precisamente l'edizione di Pordenone, all'interno della quale potete trovare l'intervista che la nostra testata ha fatto al PM di Palermo, Antonino Di Matteo, in occasione di una conferenza che si era tenuta a Venezia nel dicembre scorso. Poi ancora un articolo di Antimafia 2000, lodato: la sentenza trattativa, un'ottima base per cercare la verità non solo su Via D'Amelio, ma su tutte. Poi ancora vi segnaliamo il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter da Treviso, intervista a Carlo Colombo. Bene, per il momento è tutto, non voglio portare via altro tempo alla vostra trasmissione, perché so che c'è questo ospite importante, esperto in politica estera, Margherita Furlan. Benissimo, allora subito a linea ad Alviano Appi per la conduzione, noi ci sentiamo al termine per eventuali aggiornamenti delle notizie. Prego. Grazie Massimo.
A noi a più tardi e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Come già anticipato da Massimo, questa sera abbiamo il piacere di avere in collegamento Margherita Furlan, una giornalista che possiamo dire si è formata alla scuola di Giulietto Chiesa e quindi con una particolare capacità di leggere gli eventi, specialmente di carattere internazionale. Quindi, intanto, Margherita, grazie molte per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, Margherita, io partirei proprio da quell'interessantissimo articolo che ho avuto modo di leggere sulla rivista online Antimafia 2000. A chi serve la nuova NATO araba? Che cosa sta sorgendo in quest'area del Medio orientale? Quali sono gli scenari che in qualche modo tu interpreti da quello che sta accadendo? Beh, allora, innanzitutto ti dico che non vorrei fare nessuna interpretazione o previsione, però raccontare quello che sta succedendo e che stranamente non viene raccontato molto dai mass media tradizionali. Il motivo preciso non saprei dirlo, però quello che sta accadendo è un fatto molto rilevante, nel senso che noi facciamo già parte di un'alleanza, l'alleanza militare Atlantica, cioè la NATO, e in questi giorni, già preannunciata dai mesi scorsi, fin dal luglio scorso, sta nascendo una nuova NATO che questa volta però si tratta di un'alleanza militare che congiunge parte dell'Occidente con i paesi medio orientali in funzione anti-Iran, cioè questa è l'esatta definizione. Quindi è una cosa che credo che abbia una rilevanza per tutti quanti noi e per tutta la situazione mondiale. Il 13 e 14 febbraio scorso si è tenuta una conferenza in Polonia, a Varsavia, organizzata dagli Stati Uniti d'America proprio per dare inizio a questa nuova NATO. Alla conferenza erano presenti il vicepresidente americano Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo, il segretario di Stato americano, il consigliere per i temi medio orientali della Casa Bianca, Jared Kushner, che è oltretutto il genero di Donald Trump. A Varsavia, ovviamente, c'era anche in quell'occasione Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, che oggigiorno è anche, siccome sta vivendo una crisi di governo, è anche ministro della difesa e ministro degli esteri di Israele ad interim. Al summit, al quale hanno partecipato 60 paesi di tutto il mondo, hanno assistito delegazioni guidate dai ministri degli esteri di Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain, Marocco, Oman, Yemen, Giordania, mentre Egitto e Tunisia hanno inviato delle delegazioni di caratura inferiore, cioè con i vice ministri degli esteri. E quindi gli unici assenti dei paesi medio orientali sono stati Libia, Algeria, altra potenza energetica, Sudan, Libano, Siria, Iraq, Kuwait e Qatar, che come sappiamo. Qatar, scusa se ti interrompo, come mai il Qatar non partecipa? Perché diciamo che c'è la più grande base aerea in Qatar degli Stati Uniti d'America in quell'area. Il Qatar non partecipa perché da il 5 di giugno di 2 anni fa sta subendo un embargo dall'Arabia Saudita. E quindi il Qatar, pur essendo un paese sunnita, è molto vicino all'Iran, ha un'alleanza storica con l'Iran, commerciale e culturale. E quindi è un paese che è rimasto isolato.
anche dall'Europa, anche dall'Occidente, tanto è vero che c'è stato un periodo in cui i nostri voli aerei europei non potevano più passare attraverso il Qatar, perché appunto è un paese isolato. Quindi in questo momento il Qatar non si è presentato alla conferenza di presentazione della NATO, della nuova NATO araba, perché è in una situazione anomala, come la stessa cosa sta succedendo per la Turchia. Anche la Turchia, che è una potenza sunnita del Medio Oriente, non ha partecipato alla conferenza di Varsavia, anche perché in concomitanza al vertice polacco Erdogan stava partecipando a Sochi al nuovo incontro di Astana sui colloqui per la pace sulla Siria, i colloqui di Astana che sono indetti da Iran, Turchia e Russia. Quindi, come vediamo, ci sono due schieramenti ben già delineati. È evidente che la sconfitta di Daesh, cioè dell'ISIS, in Siria non è stata ben gradita da parecchi paesi, tra i quali gli Stati Uniti e Israele, che non si rassegnano all'influenza sciita, quindi Iran e anche di Turchia e della Russia. Questa influenza non è ben accettata, perché ora si espande dal cuore della Mesopotamia all'intero Mediterraneo. Quindi i giochi di alleanze stanno cambiando, fermo restando che da qualche decennio gli Stati Uniti stavano trattando un'alleanza militare con l'Arabia Saudita, ma difficilmente c'erano riusciti. Ora con la situazione siriana le cose sono decisamente mutate e quindi probabilmente ci stiamo avvicinando al momento in cui i pesi massimi del Golfo, tra cui appunto l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, potrebbero insieme agli Stati Uniti effettivamente creare un nuovo scudo regionale di difesa antimissili. Se ne è parlato appunto, come dicevo, per tanti anni senza risultati. Ora potrebbe essere un obiettivo raggiungibile, perché c'è sempre di mezzo questo trattato nucleare che è stato messo a punto tra l'Europa, Stati Uniti e Iran, e dal quale c'è stato un recesso unilaterale alcuni mesi fa da parte dell'amministrazione americana di Donald Trump. Quindi di nuovo stiamo vedendo l'Iran sotto embargo, quindi questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare ad attaccare l'Iran, difendendo il nostro alleato massimo, che è Israele. Tanto è vero che questa conferenza è stata anticipata da poche ore da un tweet di Benjamin Netanyahu, che letteralmente ha scritto: ciò che è importante in questo incontro è che questo è un incontro aperto con i rappresentanti dei principali paesi arabi che stanno sedendo insieme a Israele per far avanzare l'interesse comune, due punti, la guerra all'Iran. Cioè ha parlato proprio di guerra, tanto è vero che poi deve essere stato ammonito, diciamo così scherzosamente, e ha cancellato il tweet, ma noi sappiamo che nei sistemi informatici si possono cancellare le cose, ma la memoria rimane sempre, quindi questo tweet è rimasto tracciato ed è rimasto lì a segno delle buone intenzioni, tra virgolette, di Israele nei confronti dell'Iran. Israele, tra l'altro, con questo vertice ha incassato l'apertura di relazioni diplomatiche con alcuni paesi con cui non andava assolutamente d'accordo prima, tra cui Yemen, diciamo, parliamo qui del governo cosiddetto legittimato da parte dell'Occidente, Oman e Bahrain. Ed è una cosa straordinaria, perché questi paesi non avevano prima relazioni diplomatiche, cioè non si riconoscevano uno con l'altro per le loro differenze
religiose. E quindi questa alleanza anti-Iran fa in modo di far unire dei paesi che prima erano molto distanti per idee, religione, per questioni economiche, politiche, e dall'altra parte fa allontanare alcune potenze importanti, come appunto dicevi prima il Qatar, ma la Turchia, che è molto importante perché è il secondo esercito più grande all'interno della NATO dopo gli Stati Uniti. Quindi... Senti, ci sono due cose che vorrei domandarti. Una è di carattere così proprio specifico. Mi sembra che ci sia stato un allontanamento delle dimissioni del ministro degli esteri iraniano poco fa, forse ad oggi, a ieri, a qualche giorno fa. Che cosa vuol dire questa? C'è una tensione anche all'interno del governo dell'Iran? Anche questo è un fattore, diciamo, improvviso, ma molto molto decisivo, e che cambierà sicuramente le sorti del nostro futuro, non c'è ombra di dubbio. Perché Zarif, questo è il nome dell'ex, a questo punto, ministro degli esteri dell'Iran, si è dimesso, e questo è il segno dei tempi, si è dimesso via Instagram ieri sera prima di mezzanotte, ora locale iraniana, e con un breve post, con un'immagine religiosa, si è dimesso chiedendo scusa per i suoi errori. È notizia di un'ora fa che comunque le dimissioni non sono state accettate dal presidente Rouhani. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma comunque la tensione interna è molto forte, e ci riallacciamo al discorso che facevamo in precedenza, proprio 5 minuti fa. Quello che è successo a Varsavia non è successo solo internamente in una sala di una banale conferenza, anche se banale è difficile da sottolineare, da identificare, ma c'è stato qualcosa anche all'esterno, perché, come vi ricorderete, abbiamo parlato il mese scorso di un gruppo di ex terroristi, diciamo così, perché fino al 2014 erano nella blacklist, nella lista nera dei terroristi mondiali. Si chiamano Mohedin e Kalk, che sono un gruppo di guerriglieri iraniani che non accettano il tipo di il governo che attualmente c'è in Iran, e quindi sono stati spostati ultimamente in Albania. Prima stavano in Iraq insieme agli Stati Uniti, e poi dagli Stati Uniti, dall'aviazione statunitense, sono stati completamente, con armi e bagagli, trasportati in Albania. Non sono ora considerati dei terroristi. Appunto, Hillary Clinton, segretario di Stato americano nel 2014, li ha tolti dalla blacklist, fino a quel momento lo erano, ma si stanno esercitando nei campi in Albania, che sono stati costruiti appositamente per loro, e stanno organizzando diverse proteste anti-Iran in diversi paesi europei, soprattutto la Francia. L'8 febbraio a Parigi c'è stata una grande manifestazione organizzata da loro, e un'altra grande manifestazione è stata organizzata appunto nell'ambito della conferenza di Varsavia, però nelle strade di Varsavia, e a questa conferenza ha partecipato anche uno dei finanziatori, dei sostenitori dei Mujahideen Ikalk, che si chiama Rudolf Giuliano, cioè l'ex Giuliani, cioè l'ex sindaco di New York, come ha partecipato l'ex ministro degli esteri del governo Monti, di cui adesso mi sfugge. No, l'ex ministro degli esteri italiano, mi sfugge in questo momento. Perdonatemi, mi sfugge il nome, ma comunque, insomma, ci sono state queste manifestazioni con dei personaggi politici abbastanza rilevanti a Varsavia, e Zarif in quel momento non gli è scappato di rilevare questo fatto,
e si è pronunciato così: non è una coincidenza che l'Iran venga colpito dal terrore nel giorno in cui inizia il circolo di Varsavia, lui l'ha chiamato così, circolo di Varsavia, soprattutto quando sostenitori degli stessi terroristi applaudono dalle strade di Varsavia. E si riferiva quindi a Rudolf Giuliani e a tanti altri. Si riferiva anche non è una coincidenza che l'Iran venga colpito dal terrore nello stesso giorno, perché effettivamente quando è iniziata questa conferenza, guarda caso, l'Iran ha subito un attentato che ha visto 42 morti nella provincia, un attentato kamikaze che ha provocato 42 morti tra i Pasdaran nella provincia sudorientale del Sistan e Baluchistan. Ovviamente anche di questo attentato non se ne è parlato, i nostri social network non hanno messo le bandierine dicendo io sono iraniano invece che io sono francese, quindi anche qui ogni tanto si tende a fare delle differenze anche tra i morti e probabilmente non è piacevole. Comunque c'è un insieme di coincidenze. Tornando a Zarif è un uomo importante, è uno tra gli uomini che sono riusciti a portare la pace, se si può già parlare di pace in Siria, ma soprattutto è l'uomo che è riuscito a chiudere questo trattato cosiddetto nucleare con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. Quindi da quel momento, dal 2015, quando è stato chiuso, nel dicembre del 2015, quando è stato chiuso il trattato, da quel momento l'Iran non ha più vissuto l'embargo. Ha garantito di non creare la bomba nucleare come contraccambio, e quindi l'Unione Europea ne è stata ben contenta perché ha potuto ricominciare i traffici commerciali con l'Iran, quindi ha tutto guadagno dell'Unione Europea. Scusami, a tuttora mi risulta che comunque l'Iran non ha costruito la bomba nucleare e non sta cercando di costruirla, come è stato certificato dagli organi di vigilanza. Come mai Donald Trump si ritira? Lo stesso 13 febbraio, cioè è stata una data abbastanza importante, lo stesso 13 febbraio i vari istituti di intelligence americana insieme agli istituti di intelligence israeliana hanno confermato e rilevato che l'Iran non ha violato l'accordo sul nucleare, quindi non c'è neanche nessun tentativo di costruire la bomba atomica. È la stessa cosa che dice l'istituto AIEA, che è l'istituto internazionale di controllo dell'energia atomica. E questo è l'istituto che è destinato, in base appunto al trattato, ogni sei mesi a fare le verifiche. Ogni sei mesi puntualmente arrivano queste verifiche che dicono che non c'è al momento nessuna violazione, non c'è alcun pericolo. Però bisogna anche ricordarsi che l'AIEA, nel momento in cui è stato firmato a dicembre del 2015 l'accordo sul nucleare, ha dichiarato che in realtà il pericolo non c'era neanche prima. Le loro indagini, le loro analisi avevano dimostrato che l'Iran non stava costruendo la bomba nucleare. Il problema è che la notizia è stata fatta passare in sordina. Io ricordo che avevamo trovato questa notizia a pagina 8 della Repubblica. È una notizia che avrebbe dovuto essere in prima pagina, ovviamente, perché, come dire, abbiamo avuto più di 10 anni di sanzioni contro l'Iran, per poi scoprire a fine sanzioni che non ce ne sarebbe stato bisogno perché nessuno stava costruendo la bomba atomica, tenendo sempre presente che non sappiamo il numero preciso di bombe nucleari che detiene Israele a due passi dall'Iran, all'incirca da 200 a 270, il numero quello ufficiale tra 200 e 270. Quindi
oggettivamente una NATO araba guidata, perché poi quello che è stato detto a Varsavia è che la guida verrà data nelle mani di Israele, potrebbe essere che una potenza nucleare potrebbe essere molto pericolosa, se non altro perché alcuni giorni dopo è arrivata un'altra notizia che dice che gli Stati Uniti stanno fornendo tecnologia nucleare all'Arabia Saudita, non solamente per fini commerciali, diciamo, ma energetici, ma anche per fini evidentemente nucleari. Quindi mettiamo insieme questi dati e ci rendiamo conto che nel momento in cui il trattato INF, di cui abbiamo parlato il mese scorso, viene a cadere, non esiste più, gli equilibri del terrore si stanno cambiando su altri confini. Fino a qualche anno fa il pericolo principale era l'Est Europa, ora il pericolo principale è l'Est Asiatico, e per diversi motivi, perché nell'Est Asiatico c'è anche la Cina, e perché la Cina comunque è alleata ad alcuni paesi, tra cui la Russia, l'Iran e la Turchia. Alleata, usiamo il termine tra virgolette, perché dipende da diversi fattori, ma un fattore fondamentale è che la Cina sta sviluppando, detiene più che sviluppa, detiene la tecnologia 5G, che sarà a breve il nostro futuro, una tecnologia molto importante, alla quale pare che gli Stati Uniti siano più arretrati rispetto alla Cina. Probabilmente ci dovremmo convivere, perché dagli studi che stanno uscendo adesso ancora non sappiamo bene cosa significa tecnologia 5G, ma pare che per esempio non ci sarà più bisogno di fare degli interventi chirurgici dall'altra parte del mondo, no? Per esempio, perché si potrà fare tutto quanto connettendosi in qualche modo via internet, con questa nuova rete internet che sarà in grado di fare appunto degli interventi chirurgici a distanza e di creare degli oggetti addirittura a distanza. Quindi è un qualcosa che farà cambiare completamente il mondo, non solo la percezione del mondo, non solo le tecnologie dell'informazione, è qualcosa di molto più grande, tant'è vero che si dice che chi vincerà la guerra del 5G, chi vincerà la guerra del 5G dominerà il mondo, perché ovviamente detenere una tecnologia di questo genere ovviamente fa cambiare le carte in tavola completamente. Ma tornando alla tua domanda, cioè quella di Zarif, ovviamente Zarif è un uomo che è riuscito a portare l'Iran ad un ruolo importante nelle trattative per la pace in Siria, ma soprattutto è l'uomo cardine, l'uomo fulcro che è riuscito a togliere le sanzioni all'Iran e a fare questo trattato sul nucleare. Ma a casa sua, proprio per questo motivo, da una buona parte del paese non è ben visto, perché lui rappresenta la parte democratica, tra virgolette, del paese, la parte che ha trattato con quello che loro chiamano Grande Satana. Gli Stati Uniti per l'Iran sono chiamati Grande Satana. Quindi all'interno in Iran ci sono dei grandi scontri, ci sono delle grandi divergenze, e tant'è che ieri è stata un'altra giornata particolare, perché dopo 8 anni finalmente Bashar al-Assad, presidente legittimo della Siria, ha fatto la sua prima visita ai vicini iraniani, all'Iran, quindi a dimostrazione di un miglioramento della situazione siriana, ma anche a dimostrazione dell'aiuto che i Pasdaran iraniani hanno dato alla guerra contro Daesh. Ma questo incontro, di enorme importanza, di fondamentale importanza, non è stato invitato Zarif, l'ex ministro degli esteri. Al suo posto invece c'era il generale delle guardie della rivoluzione,
il nome, scusate, sì, il generale Soleimani. E questo è un dato molto importante perché vuol dire che c'è uno scontro interno rilevante. Zarif era contrario ad uno sforzo bellico eccessivo per il paese iraniano verso la Siria, perché ha provocato questo sforzo bellico delle spese importanti, visto che le sanzioni erano appena terminate. Però evidentemente la vittoria dell'ala militare è stata riconosciuta, ha portato degli effetti positivi, però comunque la divisione all'interno dell'Iran resta, è una divisione soprattutto religiosa tra tradizionalisti e appunto persone più aperte in un certo senso all'Occidente. Questo trattato è stato molto discusso in Iran perché appunto c'era una metà del paese che non voleva neanche trattare con noi, proprio perché noi siamo considerati il male, giusto o sbagliato che sia, ma questo è quello che è la loro visione del mondo, che è completamente diversa dalla nostra. E quindi ci troviamo ad un passo dalla creazione di una NATO araba contro l'Iran, nel mentre di una crisi interna iraniana che è molto, molto preoccupante. Scusatemi, Alviano, un attimo soltanto, chiedo scusa a Margherita, un attimo soltanto perché c'era Massimo che deve dire una cosa. Sì, ecco, scusate, è proprio attinente anche agli argomenti di politica estera, perché abbiamo un aggiornamento delle notizie. Ci sono degli scontri a Tirana, precisamente davanti al Parlamento, e i manifestanti, che sono diversi, hanno provato a sfondare un cordone della polizia e gli agenti hanno lanciato i lacrimogeni. Queste persone che stanno protestando hanno risposto a loro volta con il tiro di sassi. Subito dopo sono state schierate le unità antisommossa. Si parla di alcune centinaia di persone che appunto stanno protestando. Questo è quanto sta succedendo in questi minuti a Tirana davanti al Parlamento. Linea nuovamente alla regia centrale. Bene. Sì, e grazie Massimo di questo aggiornamento. Parlare di un mondo che ci sembra lontano, non dovremmo fare l'errore di vedere queste cose lontane, perché a nostro avviso si stanno alzando i toni, si stanno alzando le dispute tra stati, tra nazioni, a livelli veramente molto pericolosi, e nessuno di questi avvenimenti deve essere sottovalutato. Senti, Margherita, io vorrei spostare un attimo l'attenzione nell'altra crisi molto grande in questo momento dall'altra parte dell'oceano, cercando comunque di sottolineare un fatto. Io, leggendo le poche notizie che sono state date sulla creazione di questa nuova NATO araba, ho trovato i toni dei nostri giornali, come dire, particolari, nel senso che sono state sempre sottolineate le aggressività, le mire espansionistiche dell'Iran nella zona lì medio orientale, ma sempre tacendo quelle che sono i controlli del mondo energetico da parte dell'Occidente e degli alleati occidentali, dell'Arabia Saudita con lo Yemen, dell'Israele continuamente da moltissimo tempo, senza parlare degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, eccetera. La lettura che viene data qui è sempre, diciamo, in chiave difensiva. Noi agiamo sempre in chiave difensiva, e forse anche in chiave difensiva dei diritti delle povere popolazioni del Venezuela, stiamo agendo e stiamo
stiamo favorendo un nuovo candidato che si oppone a Maduro. Che cosa ci puoi dire sulla crisi venezuelana e su queste metodologie che abbiamo di comunicazione al nostro interno, un po' false? Un po' false. Bisogna usare degli eufemismi, no? Sei stato piuttosto chiaro, sei stato. Io volevo però rubarti due secondi per dire di una cosa che è successa questa notte, un'altra cosa che non è piacevole, per poi andare direttamente al Venezuela, però ci tengo a dirla perché anche qui non se ne parla, ma parliamo nuovamente di due potenze nucleari, che sono l'India e il Pakistan. E sta succedendo qualcosa di particolare su cui bisogna fare attenzione. L'India e il Pakistan non si adorano, però era da circa una trentina d'anni che non succedevano degli scontri. Ebbene, questa notte l'India ha condotto un attacco aereo nel Kashmir colpendo un campo di addestramento di un gruppo jihadista, che sarebbe responsabile di un attentato che è avvenuto il 14 febbraio scorso nello stato indiano di Jammu e Kashmir, costato la vita ad almeno 46 soldati indiani. E l'India ha deciso di rispondere in questo modo, in un'escalation di reazioni, ma ricordiamoci appunto che sono entrambi due paesi che detengono la bomba nucleare. Domani il Parlamento del Pakistan si riunirà per discutere la situazione. Sull'esito del raid aereo di questa notte ci sono informazioni contrastanti, perché ovviamente Nuova Delhi dice che c'è stato l'annientamento di numerosi terroristi, istruttori e comandanti, mentre invece Islamabad non parla di vittime, ma comunque questa è un'altra ulteriore crisi, sempre nell'est asiatico, siamo sempre in quella zona che è veramente di massimo, una zona che sta diventando di massimo rischio, ed è anche in questo caso una zona che è sotto l'influenza cinese, tant'è che il Kashmir è una regione attualmente contesa e divisa in tre zone amministrate da India, Pakistan e Cina. Quindi facciamo attenzione, perché questa Cina insieme all'Iran, oramai la Russia sembra quasi in secondo piano, sembra, no? Però la Cina e l'Iran, sappiamo comunque che dietro c'è sempre la Russia, sono due fenomeni da tenere in considerazione, che si stanno muovendo. E per agganciarmi al discorso che tu stavi introducendo di quanto sta succedendo in Venezuela, possiamo comunque dire che la Cina ha una posizione ben chiara e ogni giorno la pronuncia, ed è una posizione letteralmente a favore del governo Maduro e senza peli nella lingua, diciamo. Quindi la situazione in Venezuela sarebbe stata molto più risolta in maniera molto più velocemente, come abbiamo visto fare in altri paesi, probabilmente se non ci fosse una forte presenza di Cina e Russia nella situazione venezuelana, come forte è in questo momento e come negli anni, nei decenni precedenti invece non era stata forte. E quindi qualcosa sta ancora tenendo, ma la situazione è molto particolare. Si teme un'escalation da qua alle prossime ore molto, molto repentina, perché Guaidó è scappato con un elicottero privato sabato in territorio colombiano, e da lì si è tenuto ieri la riunione del gruppo di Lima con 11 paesi sudamericani più ovviamente gli Stati Uniti d'America, che hanno deciso di non usare la forza militare, almeno nella dichiarazione, però in realtà pare che stia succedendo il contrario. Si discute molto dei cosiddetti aiuti umanitari.
cosiddetti, appunto, tra virgolette, aiuti umanitari, perché per esempio la Cina non accetta questa definizione, ma attenzione, nemmeno la Croce Rossa Internazionale non accetta la definizione di aiuti umanitari in Venezuela. La Croce Rossa si è dissociata, non partecipa alla distribuzione ai confini dei cosiddetti aiuti umanitari, perché a detta del suo presidente Christophe Arnish, dice che questi non sono aiuti umanitari, e l'altro giorno ha dichiarato: non partecipiamo a ciò che per noi non è aiuto umanitario. E quindi cos'è successo? Ci sono stati sabato sera due camion che dal confine della Colombia, due tir di aiuti umanitari che hanno cercato di arrivare in Venezuela e sono stati incendiati. Da chi? Telesur, che è una televisione venezuelana, ci ha dimostrato che sono stati incendiati dall'opposizione venezuelana, cioè da persone che appoggiano Guaidó. Tra questi è stato anche fotografato, ci sono le immagini, è stato anche fotografato un militare, un marine americano. Le immagini parlano chiaro soprattutto le immagini che sono state pubblicate stamani, dove si vedono i resti dell'interno di questi due tir, che erano pieni di armi. E di poche ore fa, poi tra l'altro, una nuova notizia, una televisione colombiana che si chiama Cucuta, TV Cucuta, ha mandato in onda dei filmati e delle interviste di uomini incappucciati che si definiscono anti-Maduro, che sul suolo colombiano stanno preparando delle molotov. Cioè, proprio le immagini dimostrano questo, loro dicono: noi stiamo costruendo le molotov per poi lanciarle contro i venezuelani oltre il confine. Quindi si stanno in qualche, ci sono dei preparativi. Sappiamo che l'esercito americano è non solo al confine del Venezuela, ma si sta preparando anche, stanno facendo delle manovre di preparazione a Puerto Rico. Sappiamo che l'esercito americano non ha avuto ieri sera non ha avuto il consenso da parte del governo brasiliano ad entrare per le esercitazioni. Sappiamo però che Maduro ha chiuso il confine con la Colombia, ha rotto i rapporti diplomatici con la Colombia e ha chiuso il confine anche con il Brasile per essere più sicuro, ma ovviamente il suo esercito si sta preparando. E ieri sera, senti, scusa solo una cosa, visto che i social network vanno molto di moda, sempre su Instagram Guaidó ha pubblicato un video dove esorta i militari che con lui, quei 365 militari che con lui si è portato dietro in Colombia, si esorta a prepararsi alla rivolta. Li esorta a prepararsi alla rivolta. È un video che ha postato lui, cioè è pubblico, chiunque lo può vedere. Senti che ti faccio una domanda che penso sia importante anche per chi ci ascolta. È per capire come noi intendiamo la parola democrazia. A quanto ti risulta, il governo Maduro è un governo democratico? Ci sono state fatte delle elezioni democratiche, queste elezioni si potevano ritenere valide e democraticamente condotte oppure no? E nel primo caso, se così fosse, perché esiste un'ingerenza esterna da parte nostra? Da parte degli Stati Uniti in primis, che si è tirato dietro tutti gli altri, non è forse un'ingerenza negli affari interni di un altro paese quella che stiamo facendo? Per i principi del diritto internazionale, se mai è esistito il diritto internazionale, perché nelle università di giurisprudenza ci hanno sempre insegnato che il diritto internazionale non esiste, non è mai stato attuato,
Ed effettivamente è la realtà. Comunque, per i principi scritti nella carta, rimasti scritti nella carta, effettivamente qui siamo di fronte a principi di ingerenza della sovranità dei paesi, come inizialmente aveva cercato di dichiarare qualche esponente del nostro governo, poi comunque queste dichiarazioni sono state ritirate, chiedendo anche da parte italiana, chiedendo che si svolgano nuove elezioni democratiche e sovrane. E quindi dando per scontato che quelle che si sono svolte non sono democratiche, e quindi in questo modo, se anche noi diciamo che ad un altro paese che devono rifare le elezioni, vuol dire che anche noi stiamo ingerendo negli affari interni di un altro paese, perché io non credo che la Francia ci venga a dire a noi dovete rifare le elezioni, come noi non lo diciamo alla Francia. Però al Venezuela sì, glielo possiamo dire, perché il Venezuela, ricordiamocelo, è la prima riserva mondiale di petrolio al mondo. E quindi scusami, aggiungiamo solo una cosa: da quello che io mi ricordo, ci sono stati o 16 o 18 enti di controllo esterni quando ci sono state fatte le elezioni, che hanno certificato che le elezioni sono state regolari. E non penso che in Italia ci sia, possano venire, quando ci sono le elezioni da noi, degli enti esterni internazionali a controllare la validità delle nostre elezioni. In Venezuela, scusate, ci sono stati addirittura questi controlli internazionali, e che hanno sancito la validità. Quindi siamo proprio a negare l'evidenza. Ti do i dati: nel 2018 Maduro è stato rieletto presidente, un anno fa. Parte dell'opposizione ha boicottato le elezioni, una tattica che era già stata usata contro Chavez, ovviamente leader maggiormente carismatico rispetto a Maduro, ma il boicottaggio ha fallito, perché 9.389.056 persone sono andate a votare e hanno partecipato 16 partiti e 6 candidati. Maduro ha vinto con 6.248.864 voti, cioè il 67,84%. Il giorno delle elezioni erano presenti 150 osservatori esterni provenienti da tutto il mondo, anche dall'Italia, e hanno dichiarato, tra virgolette, scritto, hanno dichiarato per iscritto: è stato tutto completamente a posto, non c'è stata alcuna frode e nessuna delle accuse spaventose dei media. Zero. Elezione davvero formidale. Tra l'altro è elezione che è venuta con un voto elettronico, che esiste solamente in Venezuela, un metodo innovativo particolare, che era stato in quel momento esaltato come un voto altamente democratico. Ma dobbiamo ricordarci facciamo un passo indietro. L'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter ebbe a dire: di tutte le 92 elezioni che abbiamo monitorato, direi che il sistema elettorale venezuelano è il migliore al mondo. Jimmy Carter. Per contrasto, disse Carter, il sistema elettorale statunitense, con tutta la sua enfasi sui fondi per le campagne elettorali, è uno dei peggiori. Questo non lo diciamo noi, ma ricordiamoci di quello che è successo nel passato. A maggior ragione dobbiamo andare a vedere quello che è successo nel passato, perché ai tempi di Chavez, da Channel 4, che è un famoso canale televisivo, ha paragonato Chavez a Hitler, dicendo che stava, guarda caso, preparando anche lui la bomba atomica. E quindi anche in quel caso si era cercato di predisporre le argomentazioni per intervenire nel governo venezuelano, che ha commesso un grosso peccato, cioè ha cercato di ridurre la povertà, e c'è riuscito. Ma come c'è riuscito?
togliendo purtroppo qualcosa ai ricchi, detto in maniera molto, molto semplice, ricchi tra cui, diciamocelo, sono presenti anche le minoranze di migranti italiani, europei, nordamericani che sono andati in Venezuela e hanno fatto fortuna. Un po' di fortuna da Chavez è stata toccata per poter portare un po' di pane in più anche a tutti quei poveri che siamo soliti vedere nel Sud America, e non solo nel Sud America, ma in particolar modo nel Sud America, dove sono isolati, perché ci sono dei quartieri adibiti per i poveri, dei quartieri normalmente nei quartieri più alti, protetti dalle polizie private, dove ci stanno semplicemente i ricchi. Con Chavez c'è stato una sorta di illuminismo, dove la gente ha iniziato a vivere un po' meglio, ci sono state un po' meno differenze. Questo sembra ha cercato di contenere un poco gli straordinari guadagni delle grandi corporation, in primis americane ma anche europee. Sì, anche perché ovviamente è stato nazionalizzato il petrolio. L'errore fondamentale che è stato fatto a livello economico è che l'economia ha continuato a basarsi quasi esclusivamente nel petrolio, quindi nel momento in cui poi gli Stati Uniti, che sono il tuo maggiore comparatore di petrolio, iniziano a non pagarti per 10 anni le navi di petrolio che tu gli dai, ovviamente il paese entra in una forte crisi. Se poi ci aggiungiamo che dal 2014 il paese è sotto sanzioni sia da parte degli Stati Uniti d'America sia da parte dell'Unione Europea, lì ovviamente facciamo bingo, perché è stato dimostrato, tra l'altro ci sono dei dati direi fantastici, ci sono dei dati che smontano tutta questa situazione della crisi umanitaria, dei dati dell'ONU. C'è stato un rapporto dell'ONU dell'agosto del 2018, c'è stato un rapporto dell'Agenzia Internazionale dei Rifugiati del settembre del 2018, c'è stato un altro rapporto del gennaio del 2019, sono dati impressionanti che dimostrano, hanno quantificato finanziariamente il danno delle sanzioni per il Venezuela, stimato in 30 miliardi di dollari come danno, cioè una cosa incredibile. Praticamente noi siamo responsabili con queste sanzioni di morti di fame, sostanzialmente, di insufficienza alimentare indotta, di ospedali rimasti senza medicine. Cioè le sanzioni, come hanno fatto danni in Iran, come hanno fatto danni in Iraq, come hanno fatto danni in Siria, ma il Venezuela l'hanno assolutamente devastato. Il Venezuela si è difeso perché ha continuato a vendere petrolio a diversi altri paesi, ma è difficile vivere per tanti anni sotto delle sanzioni. Il paese ovviamente è bloccato, non può vivere. Se più ci metti degli sbagli politici, che inevitabilmente ci stanno, perché nessuno è perfetto, nessun governatore è perfetto, e il governo, cioè il paese, è ovvio che cade in crisi. Ma dobbiamo, anche qui non dobbiamo dimenticarci che Guaidó, visto che tu mi parli di elezioni democratiche, Guaidó non è stato eletto da nessuno. Lui non è neanche un membro del Parlamento, era una persona assolutamente sconosciuta al popolo venezuelano, ma però è conosciuto all'interno della CIA, perché lui ha lavorato presso la CIA. Senti, Margherita, io ti ringrazio molto per il tempo che sempre ci dedichi e per le cose che ci fai capire. Diciamo che aggiungiamo quanto tu ci dici alle veramente sparute informazioni, alle controinformazioni che ci sono in ambito internazionale, dove la voce diciamo del suggeritore, che sono fondamentalmente gli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia,
e per certi aspetti anche Germania come potenza economica, bene, questi e il mondo finanziario suggeriscono che cosa dire, e noi come cittadini veramente siamo costretti a formarci un pensiero su dei dati veramente errati. Noi siamo in chiusura, intanto io ti ringrazio moltissimo, spero di risentirti ancora a breve, grazie veramente per quanto riesci a darci. Grazie a voi, buona serata e alla prossima. Allora, salutiamo Margherita Furlan e io devo passare la linea a Massimo Bonella, solo qualche minuto. Do un buonasera a tutti, un grazie per averci seguito. A te Massimo. Sì, grazie. Riprendiamo dunque dalla redazione di Pianeta Oggi TV, testata giornalistica All News di Venezia. Nell'aggiornamento delle notizie, scontri a Tirana, ci sono diversi manifestanti che stanno praticamente manifestando davanti al Parlamento, hanno cercato anche di sfondare un cordone della polizia. Vedremo questa notizia come si evolverà nel quindi appuntamento alle rassegne stampa a cura di Rosario Moreno. Ed ora veniamo alla triste notizia della scomparsa di un grande artista della musica anni 80, mi riferisco a Mark Hollis, fondatore e voce dei Talk Talk, gruppo britannico degli anni 80, celebre per It's My Life e Such a Shame, aveva 64 anni. Al momento non si conosce la causa della morte. La notizia è stata diffusa dai media britannici. Ed ora veniamo alla nostra testata. In primo piano un comunicato stampa del noto ambientalista, ex europarlamentare e oggi consigliere regionale della Regione Veneto, Andrea Zanoni, che denuncia ancora un cane ucciso da esche avvelenate, una barbaria che è dura a morire, contemplata dalle vecchie leggi sulla caccia. Chi ha sospetti parli, notizia che è in primo piano sulla nostra testata. Poi a seguire ricordiamo la nuovissima emittente interregionale Radiodiffusione Europea da Trieste, ascoltabile in tutto l'alto e medio versante adriatico, in modulazione di ampiezza sui 1584 kHz e per il litorale Friuli Venezia Giulia anche in AM 819, oppure comunemente detto onde medie. Musica, grandi successi anni 70, 80, 90, informazioni, giornali radio, nazionali e regionali ed approfondimenti, dirette da studio con ospiti e collegamenti anche con la nostra testata Pianeta Oggi TV. Da Venezia per Trieste, da Trieste per l'Europa, con Radiodiffusione Europea, l'alternativa di oggi. Per ascoltare, oltre, diciamo, alle aree di copertura in AM, cioè nel terrestre per capirci, allora potete anche entrare in internet e cercare lo streaming a questo indirizzo radiodiffusioneeuropea.net. Vi segnaliamo altresì ogni venerdì sera la diretta Open Space a partire dalle ore 21 in poi, con ospiti in studio e collegamenti vari, replica sabato mattina dalle ore 8 in collaborazione anche con il circuito RST Science di Treviso. Il programma Open Space, ricordo che è condotto da Graziano D'Andrea con Maurizio Castelli. Poi a seguire, a taglio quasi medio, abbiamo l'articolo che riguarda informazioni di politica estera, dal titolo A chi serve ora la nuova NATO araba, scritto da Margherita Furlan, giornalista indipendente, l'avete poco fa sentita nella trasmissione di Alviano, Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Poi abbiamo pubblicato anche
Il telegiornale di Telefriuli, l'emittente più importante del Friuli Venezia Giulia, l'edizione delle 20:45 sarebbe quella che riguarda le sole notizie da Pordenone. Dunque, all'interno potete vedere, ascoltare l'intervista al PM Antonino Di Matteo, che era stato intervistato in occasione di un convegno che si era tenuto a dicembre scorso in Venezia San Marco. Poi ancora un altro articolo importante scritto dal noto giornalista e scrittore Saverio Glodato, dal titolo La sentenza trattativa, un'ottima base per cercare la verità non solo su Via D'Amelio ma su tutte. Poi ancora infine vi ricordo il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, quello che va in onda sul circuito di emittenti del digitale terrestre e emittenti in FM stereo, web e anche appunto su, includendo anche la nuova che vi ho detto prima, Radio Diffusione Europea in AM da Trieste. E in questo numero l'intervista all'artista Carlo Colombo. Poi ancora un altro articolo molto importante, e con questo concludiamo la nostra rassegna stampa, stragi del 93 e mandanti esterni, parla Giovanna Maggiani Kelly. Questo in collaborazione con la testata Antimafia 2000 di Palermo. Veramente tutto, sono le 20:02, grazie per averci seguito, da Massimo Bonella, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.